Senza fine, na 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 na, senza fine. Allora, questo è un room challenge. Allora, questa è una stanzetta di passaggio in cui c'è tutto. Ho già diverto un divano, non ti spaventare per ciò che vedi. Spaventati per il resto. È molto piccola. Che farci? Allora, te lo spiego subito. La mia intenzione, aspetta che ora mi mostro a te in tutto il mio clamore, clangore. La mia intenzione, ciao, è quella di renderla una stanzetta, andiamo un po' più alla luce, una, come si dice, un living room. Perché mi viene in inglese? Non ha senso questa cosa. Allora, un living room, accettalo, ti prego, accettalo, perché è mattina e ancora non sono molto sveglia. Dunque, cosa voglio fare? Voglio trasformarla in maniera molto semplice in un posto, in un soggiorno piccolino, evidentemente, ma grazioso. È una stanza di passaggio, quindi adesso dovrò, penso di dover schermare. Schermare. Dunque, l'ingresso a quella stanza devo schermarlo un po', nel senso che tra il divano e la porta io penso di mettere qualcosa, perché di fatto questo spazio funge da corridoio, da porta a porta si passa. Quindi devo risolvere questo problema, devo fare tante cose, dipingere le porte. E come vedi c'è tutto alla rinfusa, è tutto alla rinfusa, queste cornici dorate, io volevo buttarle, però poi ad un certo punto mi sono detta, ma va, queste cornici io le dipingo e qualcosa ne verrà fuori. Tempi lunghi, perché devo anche ridipingere le pareti, tempi lunghi, però intanto vi farò vedere i vari passaggi. Ho già divelto il divano. Spero di averlo ripreso quando era intero, così potrò rimetterlo anche in questo video. E il prossimo video che vedrai di questa serie, Room Challenge, e parliamo del soggiorno, riguarderà il divano, quindi ti farò vedere come sto facendo il divano, ovviamente di testa mia, sempre di testa mia. E questo video è breve perché ti annuncio semplicemente il prossimo lavoro per i prossimi mesi, no, intendo finire per Natale, per l'amor del cielo, e augurami buon lavoro e ne ho bisogno, credimi. E allora ecco, tutto qui per questo video. Ti ringrazio se mi hai seguito, spero tu voglia seguirmi in questa mia avventura al solito folle, e buona giornata, ciao, a presto.